È un progetto tra i primi in Italia e si rivolge agli uomini maltrattanti e ai padri con problemi di gestione degli impulsi. Ha l'obiettivo di offrire una possibilità di cambiamento attraverso la trasformazione di comportamenti violenti e delle relazioni basate su potere e controllo in rapporti paritari. È lo sportello Dico Tra Noi che nasce a Pesaro nell'ambito del più ampio progetto dal nome L'Armadio. A parlarne gli assessori Mengucci e Ceccarelli. Il progetto che presentiamo questa mattina si chiama L'Armadio, è un progetto promosso dalla cooperativa Labirinto con partner Comune di Pesaro, l'ambito territoriale, finanziato dal Fondo Beneficenza della Banca Intesa San Paolo. È un progetto che riguarda due aree specifiche, il percorso sugli uomini maltrattanti e il settore della violenza assistita. Il progetto Dico Tra Noi, che è partito a febbraio, ed è un progetto appunto rivolto alla rieducazione, alla trasformazione di tutti quei comportamenti violenti e anche alla consapevolezza della violenza compiuta verso le donne. Poi all'interno del progetto L'Armadio c'è anche il servizio Voci, che è un servizio a sostegno dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze che stanno vivendo, che hanno vissuto violenza assistita. E all'interno di questo servizio c'è anche un percorso di accompagnamento e di educazione alla genitorialità per le donne vittime di violenza. Oltre a questi due servizi c'è anche un laboratorio dal titolo Come mi regolo, che è indirizzato ai padri che hanno difficoltà di rapporti con i figli. Quindi anche questo nasce ed è rivolto all'educazione alla genitorialità in collaborazione anche col Centro per le Famiglie di Pesaro e dell'Unione Pian del Bruscolo. Siamo molto contenti che si sia avviato questo progetto perché è in continuità con tutte quelle azioni di contrasto alla violenza sulle donne che sono ormai per l'amministrazione comunale un obiettivo che ci teniamo a proporre in collaborazione con la rete antiviolenza e con tutti i soggetti interessati. Questo è un cammino che ha avuto un inizio almeno 5 anni fa. E ci siamo incontrati con esperti, con studiosi per poter vedere come avviarlo e soprattutto per non fare passi falsi, perché poi in questo settore è molto facile. Speriamo veramente che si riesca a raggiungere la testa e il cuore di questi uomini che sono spinti così violentemente appunto ad esercitare violenza nei confronti della propria famiglia. Un appello però mi sento di farlo, in un momento così triste che è quello che ogni giorno abbiamo 2 o 3 femminicidi e questo veramente ci disarma, ed è quello di avere dalla nostra parte gli uomini che se la sentono di mettersi attorno ad un tavolo e discutere insieme a noi su come fare al meglio un cammino così difficile.